Allora, il titolo della lezione è Golpe, i colpi di Stato in Cina e in Argentina negli anni 70. Allora, diciamo che volevo partire appunto con un'introduzione su cosa sia l'America Latina. Quindi, l'America Latina è essenzialmente l'area geografica occupata dai paesi che parlano lingue ispaniche e portoghesi. Quindi, dal Messico in giù. Quest'area è stata oggetto, come sapete, prima della colonizzazione nel XV-XVI secolo da parte degli europei e in seguito, diciamo, di una decolonizzazione abbastanza precoce rispetto a quello che si considera il periodo della decolonizzazione africana, che è della seconda metà del Novecento e di cui parlerà la professoressa Zancan. Quindi l'America Latina diventa indipendente nell'Ottocento, abbastanza presto rispetto ai paesi africani, ma resta diciamo, un paese instabile, diciamo, un'area instabile, perché si passa da, diciamo, un dominio coloniale europeo a quello che è invece un dominio economico degli Stati Uniti, c'è cioè un controllo economico degli Stati Uniti. Effettivamente il legame con gli Stati Uniti resta molto forte perché le economie di questi paesi si basano spesso su monocolture agricole e quindi sul commercio con il Nord America. E subiscono quindi la grande crisi del 29, che sicuramente avete quasi tutti visto in quinta quest'anno. In seguito, negli anni 30, diciamo, quest'area è caratterizzata da numerosi regimi autoritari. In pratica è come se fosse uno specchio di quello che avviene in Europa negli anni 20-30, dove sono numerosissimi i regimi autoritari, il fascismo, il nazismo, ma non solo. Questo tranne il Cile, è importante sottolinearlo perché vedremo poi che la storia cilena è un po' a parte. Nel secondo dopoguerra si crea, diciamo, un'altra situazione, non solo geopolitica, ma anche economica. Allora, partiamo dalla situazione geopolitica. La situazione geopolitica nella seconda metà del Novecento, come quasi tutti sapete, è caratterizzata dalla guerra fredda, cioè una guerra strategica fondamentalmente tra due blocchi, un blocco controllato dagli Stati Uniti d'America e un blocco invece controllato dall'Unione Sovietica. I paesi, diciamo, affiliati a queste aree. Allora, stavo dicendo, quindi c'è una politica di due blocchi geopolitici proprio che si scontrano e, diciamo, l'area dell'America Latina è un'area per certi versi di contesa, ma come tutto il resto del mondo, nel senso che l'area dell'America Latina è da sempre sotto l'influenza, cioè dall'Ottocento sotto l'influenza degli Stati Uniti, e quindi si crea un tentativo degli Stati Uniti, con questa politica panamericana, di continuare a includere l'America Latina nella propria area di influenza geopolitica, con questa organizzazione, per contrastare l'emergere di, diciamo, governi di stampo socialista e comunista all'interno dell'area latinoamericana. I motivi di scontro, diciamo, di tensione nell'America Latina ovviamente non sono solo geopolitici, cioè il controllo degli Stati Uniti sull'area è, come vi ho detto prima, soprattutto di natura economica. Quindi gli Stati Uniti, per esempio, controllano in questi paesi spesso le principali imprese, sia diciamo di produzione di beni agricoli che anche diciamo le prime imprese industriali, cioè spesso un controllo diretto dell'economia di questi paesi, motivo per cui gli Stati Uniti hanno interesse a tenere quest'area nella loro, diciamo, sfera di influenza economica e anche geopolitica. Negli anni 50, come diciamo in Europa, vedete che l'America Latina è un po' uno specchio di quello che avviene in Europa, c'è il cosiddetto boom economico, quindi c'è anche uno sviluppo industriale che attira ancora di più gli interessi statunitensi sull'area. E quindi questo, diciamo, è il quadro introduttivo, diciamo, a quello che vedremo poi svolgersi negli anni 70. Sono gli stessi anni che avete preso in considerazione con la situazione italiana la volta scorsa. Vado un attimo avanti. Allora, qui mi ho messo una citazione tratta da una mostra virtuale presente sul sito della Fondazione Feltrinelli, che poi vi ho messo anche in bibliografia, quindi vi consiglio poi, se avete voglia, di andare a vederla, perché sul sito della Fondazione Feltrinelli sono presenti numerosissimi
numerosissime mostre virtuali sul Novecento, e questa citazione, diciamo, mette proprio l'accento su come per certi versi l'America Latina sia lo specchio dell'Europa, ma anche anticipi alcune problematiche che sono poi problematiche a livello globale. Quindi non si tratta di vedere l'America Latina con una visione eurocentrica, cioè guardarla con gli occhi dell'Europa, ma sicuramente studiarla inevitabilmente con uno sguardo, per certi versi, dal nostro punto di vista, come un catalizzatore di quelle che sono alcune energie simili a quelle in corso negli stessi anni in Europa. E tuttora è così. Quindi vi leggo la citazione per poterla commentare meglio. E si cita anche lo storico Hobsbawm, che è uno storico del Novecento importantissimo, che sicuramente i ragazzi di Quinta avranno già sentito nominare, l'autore del Secolo Breve. Per lo storico Eric Hobsbawm, l'America Latina era un laboratorio del cambiamento storico, un continente fatto apposta per scardinare le verità convenzionalmente accettate. L'America Latina è un altro Occidente, sospeso tra la modernità di megalopoli punteggiate da grattacieli e gli arcaismi degli altipiani andini e delle giungle. Un continente sospeso tra sviluppo e sottosviluppo, tra l'Ovest e il Sud del mondo. Un continente che si è ispirato alle culture politiche mutuate dall'Europa, quindi queste culture politiche sono per esempio il fascismo che vediamo in varie forme, viene declinato nelle dittature del Sud America, ma che le ha riadattate al proprio contesto e alle proprie sfide, forgiando fenomeni e vocabolari politici non perfettamente decifrabili con i canoni interpretativi che segnano le coordinate del dibattito pubblico europeo. Vedremo che le forme di governo del Sud America non sono paragonabili del tutto con quelle europee, anche se in qualche modo ne sono il riflesso. Un continente attraversato da trasformazioni che interrogano anche noi, dall'altra parte dell'Atlantico, che ci parla di sperimentazioni politiche, economiche e sociali, di un mondo in divenire che sembra destinato ad esercitare un peso crescente nella vita internazionale del prossimo futuro. Un modo in cui sono emblematiche e cruciali, forse più che in altri contesti, le sfide dell'utilizzo delle risorse, della risoluzione delle diseguaglianze e del riconoscimento dei diritti. Allora, qui vedete un pochino enunciate quelle che sono le sfide che il Sud America lancia a noi. Mi piace soffermarmi sulla questione dell'utilizzo delle risorse. Sapete che, diciamo, la crisi climatica che stiamo affrontando in questo periodo è spesso legata, per esempio, alla questione delle risorse, in particolare pensate alla foresta amazzonica, al problema della deforestazione in America Latina che di fatto colpisce tutto il globo in un'ottica quindi globale. Quindi mi interessava sottolineare come l'America Latina sembri lontana da noi, ma di fatto è comunque un continente chiave, un'area chiave per comprendere anche la politica attuale. Vi faccio una premessa storica sull'area. Allora, vi ho detto che gli Stati Uniti cercano di controllare, appunto, sia politicamente che economicamente, tutta l'area latinoamericana. Ma cosa succede? Nel 1959 c'è il primo colpo, diciamo, a questo controllo da parte degli Stati Uniti dell'area. Questo perché? Perché avviene la rivoluzione cubana nel 1959. Qui vi ho messo la foto di un carro armato, in realtà statunitense, perché il carro armato apparteneva al governo del dittatore Batista che precedeva la rivoluzione cubana, dittatore diciamo molto appoggiato dagli Stati Uniti, e la rivoluzione è fatta da guerriglieri che per anni cercano di prendere il potere, a un certo punto riescono a prenderlo e sono guerriglieri di matrice politica comunista. Quindi loro entrano a Cuba, c'è cioè una rivoluzione comunista, entrano a Cuba su un carro militare armato statunitense, vedete dietro anche l'insegna Firestone, c'è ancora molto il segno del dominio americano economico su Cuba, che poi verrà meno perché proprio perché la rivoluzione cubana avviene, qua vi ho messo la carta, a pochi chilometri dalle coste statunitensi, ci saranno poi anni di embargo da parte degli Stati Uniti su Cuba, cioè embargo vuol dire Cuba non potrà più commerciare con gli Stati Uniti, mentre a livello economico Cuba contava molto sul commercio con gli Stati Uniti. E anche dopo la rivoluzione, i rivoluzionari non si pongono subito in contrasto con gli Stati Uniti, ci saranno poi altri episodi.
di cui vi parlo brevemente ora. Questi due sono, volevo commentare prima questa fotografia, questi due sono, diciamo, sicuramente, forse qualcuno di due lo conoscete. Proviamo a sentire se una Che delle due. Guevara e Fidel Castro. Esatto, Che Guevara e Fidel Castro. Fidel Castro è stato, diciamo, quello che divenne il dittatore poi di Cuba, mentre Che Guevara è, diciamo, l'ideologo forse alla base della rivoluzione cubana, quindi colui che ha concepito le idee alla base della rivoluzione, e ci ritorno tra poco. Appunto, come vi dicevo, è un'area calda, quella di Cuba, perché è a pochi chilometri dalle coste statunitensi. Siamo in piena guerra fredda, gli Stati Uniti vorrebbero, diciamo, evitare che appunto Cuba cadesse sotto una sfera di influenza comunista. In effetti all'inizio Cuba non è legata all'Unione Sovietica, poi avverrà questo perché gli Stati Uniti nel 61 attaccano, fanno quello che è rimasto famoso come l'attacco alla Baia dei Porci, che è una spiaggia a Cuba, cercano di in qualche modo nel 61 riprendere il controllo di Cuba, vengono respinti e Cuba in qualche modo chiede l'appoggio all'Unione Sovietica. Quindi c'è la famosissima crisi dei missili cubana nel 62, che è forse il punto di crisi più grave della Guerra Fredda. La Guerra Fredda si chiama così perché non fu mai calda, cioè non ci fu mai uno scontro diretto tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. A un certo punto nel 62, quando Cuba chiede, diciamo, l'appoggio dell'Unione Sovietica, l'Unione Sovietica inizia a mettere, diciamo, le basi di lancio per dei missili che potevano essere lanciati sugli Stati Uniti. E a quel punto c'è una trattativa molto tesa tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica per far finire questa installazione di missili. Come vedete, qua c'è la gittata dei potenziale dei missili da parte di Cuba, ed effettivamente avrebbero colpito senza problemi le coste statunitensi. Però appunto qui c'è, con la crisi cubana, diciamo, c'è la prima falla, come dire, nel controllo degli Stati Uniti, da parte degli Stati Uniti dell'area cubana, e dell'area, scusate, latinoamericana. Qui vi ho messo una frase di Che Guevara, appunto, come vi dicevo, l'ideologo della rivoluzione cubana, e sempre un po' nell'ottica di riprendere in mano alcuni ricordi storici che avete tutti perché siete dalla terza classe in su. Lui appunto commenta il rapporto dell'America Latina con l'Europa e dice: nulla si sapeva dell'America se non forse che era un gigantesco settore del mondo abitato da indigeni dalla pelle scura, con coprivergogne sarebbero. Questo è lo stereotipo dell'indigeno locale rappresentato nudo con una foglia di fico che gli copre appunto le parti intime. Lance, scusate, dove un bel giorno un certo Cristoforo Colombo era approdato più o meno nella stessa epoca in cui un altro, Vasco da Gama, doppiava il Capo di Buona Speranza e tracciava una terribile parentesi di secoli nella vita culturale, economica e politica di quei popoli. Quindi vedete che, diciamo, viene ribaltata un po' la visione europea del colonialismo come invece secoli, Che Guevara li legge come secoli di oppressione da parte subita da una popolazione che in realtà deve trovare invece una via per autogovernarsi e autogestirsi. Qui vi ho messo invece la foto di un periodico italiano, periodico ovviamente di area di sinistra, che riprende una delle teorie di Che Guevara. Che Guevara parlava di sviluppo possibile per l'America Latina, cioè quello che noi oggi forse chiamiamo sviluppo sostenibile, cioè un possibile sviluppo non legato al controllo degli Stati Uniti sull'economia dell'America Latina, uno sviluppo autonomo dell'America Latina. Qui vi è una critica satirica diciamo, al controllo statunitense sull'area. Vedete che qui è rappresentato un ciccione con il cappello a cilindro, che è il capitalista americano, che mette in tasca, cioè sventola, vedete quassù, un dollaro davanti all'indigeno.
e sotto dalla tasca gliene sfila 4. E qui c'è sotto c'è una frase di Allende, che sarà il leader del governo del Cile degli anni 70, che vedremo a breve, il leader di questo governo di sinistra che ci sarà in Cile: per ogni dollaro ricevuto noi ne abbiamo pagati 4. Quindi l'aiuto al terzo mondo cos'è? Quello che i paesi del primo mondo, diciamo, dicono di conferire al terzo mondo. Secondo la visione della sinistra latinoamericana in quegli anni è un aiuto che è un finto aiuto, cioè apparentemente danno un dollaro di aiuto e poi di fatto gliene sfilano 4 dalla tasca. Come dire, certo ci arrivano degli aiuti, ma di fatto lo sfruttamento economico è tale che lo paghiamo più di quanto riceviamo in cambio. Quindi mi sembrava interessante farvi vedere questa rappresentazione di come veniva concepita l'America Latina. Passiamo a un'altra sezione. Qui l'ho intitolata L'altro 11 settembre. Arriviamo quindi al Cile. Vi ho accennato della figura di Allende con l'immagine precedente. Ditemi se ci siete, finora, se è tutto chiaro. Parlerei un po' del Cile e poi facciamo appunto il test. Tutto ok? Finora? Ok, grazie. L'altro 11 settembre, ho intitolato così la parte sul Cile, perché noi conosciamo ovviamente tutti l'11 settembre 2001, l'attentato alle Torri Gemelle di New York, ma il golpe in Cile, cioè il colpo di Stato in Cile, è avvenuto l'11 settembre del 73, quindi per anni l'11 settembre a cui si pensava era questo, perché ha avuto una enorme risonanza anche a livello internazionale, lo vedremo a breve. Questa foto, poi la commenteremo anche più avanti, è la foto del Palazzo Presidenziale del Cile, dove nel 73 si era rifugiato Allende, che era stato un presidente di sinistra eletto democraticamente, che verrà abbattuto e ucciso qui nel ucciso, suicida, questo non è tuttora chiaro, verrà trovato morto comunque nel Palazzo della Moneda, che è questo qui, che è il palazzo del governo cileno, a seguito del golpe militare, cioè i militari fanno un colpo di Stato e prendono il potere rovesciando un governo democraticamente eletto. Lo vediamo meglio adesso. Quindi questa è l'immagine del Palazzo Presidenziale, vedete, anche dato alle fiamme dopo il colpo di Stato. Allora, il Cile, qual è diciamo, il quadro politico e economico del Cile negli anni 70? Il Cile, come vi dicevo prima, è uno dei pochi paesi dell'America Latina in realtà ad avere una tradizione democratica abbastanza solida e ha schieramenti di destra e di sinistra abbastanza simili a quelli europei, motivo per cui poi il colpo di Stato avrà una grande risonanza anche a livello europeo, proprio perché è più facile identificarsi per gli europei con la politica cilena, perché gli schieramenti politici sono molto simili a quelli europei. Quindi c'è una destra, diciamo, anche in parte cattolica, c'è una sinistra con alcuni cattolici di sinistra che partecipano diciamo, a questa sinistra unita. Infatti nel 1970, dopo libere elezioni democratiche, sale al governo il governo guidato come presidente da Salvador Allende, e che è un governo di unità popolare, cioè Allende aveva creato questa coalizione che si chiamava Unidad Popular, che racchiudeva all'interno varie forze di sinistra, quindi diciamo dai comunisti ai socialdemocratici ai cattolici di sinistra, una coalizione che quindi gli permette di vincere le elezioni e di governare il paese. Ovviamente questo governo è subito indirizzato a vaste riforme in ottica socialista, quindi chi favorisce Allende va a favorire subito le classi popolari che l'hanno eletto, quindi i ceti agricoli, i ceti industriali, e ovviamente c'è una forte ostilità degli Stati Uniti che fin da subito, diciamo, più che altro a livello economico, cercano di ostacolare le riforme di Allende, proprio perché gli Stati Uniti, per esempio, controllavano moltissimo le miniere di rame.
in Cile, miniere di rame che sono fondamentali per l'economia del paese e che Allende nazionalizza. A quel punto gli Stati Uniti cosa fanno? Boicottano il mercato del rame, quindi il mercato del rame ha un crollo a seguito della nazionalizzazione compiuta da Allende. Quindi all'inizio è un, diciamo, tentativo di boicottare le politiche di Allende, soprattutto a livello economico, proprio perché c'è un tentativo di nazionalizzare certe aziende che invece erano sotto il controllo statunitense. Però c'è anche un allarme dal punto di vista geopolitico, perché un governo socialista ha preso il controllo del Sud America. Qui vedete una foto di Allende in mezzo appunto ai suoi elettori, in questo caso diciamo in campo agricolo, vedete qui che ci sono dei cereali. Ovviamente queste sono anche immagini in parte di propaganda, nel senso che si dà l'immagine del presidente come vicino alle classi popolari che lo hanno eletto. Qui vedete invece Allende di fronte a dei minatori, quindi ha appunto un'altra classe, quella operaia, che l'aveva sicuramente sostenuto. E vedete che il presidente viene eletto con uno striscione: "Bienvenido compañero", quindi benvenuto compagno, in modo di, diciamo, rivolgersi ai compagni comunisti, ovviamente. Quindi c'è questa visione di Allende come appunto vicino alle classi popolari. E qui c'è un'altra, vi ho messo una frase di Allende che diciamo, mette l'accento su qual era l'altra grande fascia della popolazione cilena che lo sosteneva, cioè essenzialmente i giovani. Lui dice: "Essere giovane e non essere rivoluzionario è una contraddizione perfino biologica", cioè i giovani sono portati a fare la rivoluzione, secondo lui, perché sono portati al cambiamento. Vi ho messo appunto questa citazione perché poi appunto i giovani erano una grande fetta a sostegno della popolazione, a sostegno di Allende, che poi molti di loro andranno in esilio, alcuni in Italia, lo vedremo dopo. Tra essi vi è per esempio Luis Sepúlveda, che poi vi ho messo in bibliografia, l'autore famoso della Gabbianella e il Gatto, che aveva 20 anni all'epoca ed è uno dei ragazzi che è nella, diciamo, scorta di Allende. Non è una scorta ufficiale, è una scorta che si chiama Gruppo di Amici del Presidente. E Sepúlveda partecipa a questa scorta così volontariamente, perché il presidente aveva questa scorta privata perché non si fidava di quella pubblica, e ha ragione, visto che poi i militari faranno il colpo di Stato. E questo gruppo di giovani poi sarà appunto esiliato, torturato, ucciso dopo il golpe. Qui vi ho messo un'altra immagine in cui si vede appunto la visione che si aveva in quegli anni da parte della stampa di sinistra della persecuzione che gli Stati Uniti avevano in corso, cioè che gli Stati Uniti volevano fare nei confronti del Cile. Quindi vedete qui sempre il capitalista, sempre col cilindro, con una miccia accesa. Scusate, con una fiaccola accesa pronta a accendere le micce dei cannoni, e vedete che i cannoni sono quelli della stampa americana, quindi il Washington Post, The Sun, AP e UP sono delle sigle di agenzie di stampa americane, Daily News, okay? Quindi tutta la stampa americana che cospira contro il Cile da Wall Street. Quindi l'idea che appunto la cospirazione contro il Cile sia soprattutto una cospirazione economica e di stampa legata al fatto che non ci possano essere delle riforme sociali ed economiche in direzione socialista. E qui arriviamo al colpo di Stato. Allora, due parole prima di vedere il video sul colpo di Stato. Il colpo di Stato militare funziona così fondamentalmente. A un certo punto Allende deve sostituire il capo dell'esercito e nomina Augusto Pinochet, che forse. No, aspettate che così faccio partire il video, vediamo se riesco ad andare a farvi vedere Pinochet. Pinochet, questo è Allende a destra e questo è Pinochet, che viene nominato capo dell'esercito, ed è l'esercito stesso che dovrebbe essere fedele al presidente che in realtà organizza il colpo di Stato.
Il colpo di Stato vuol dire quindi che a un certo punto l'esercito si rivolta contro il governo in carica e prende il potere con la forza. Quindi il governo democraticamente eletto di Allende viene rovesciato da un colpo di Stato militare. Di colpi di Stato militare, tra l'altro, ce ne sono stati poi molti in tutto il Sud America. Questo colpisce di più perché effettivamente colpisce di più l'opinione pubblica internazionale perché il governo alla base era stato eletto democraticamente, quindi il governo di Allende era stato eletto democraticamente e poi arriva il colpo di Stato dei militari. Colpo di Stato che porterà al potere Pinochet fino al 1988, quindi per molto tempo. Vi faccio vedere il video e poi procederei con il test e qualche minuto di pausa. Santiago del Cile, 11 settembre 1973. L'esercito cileno assalta il palazzo presidenziale e prende il potere. È l'inizio della dittatura militare di Augusto Pinochet. Le elezioni cilene del 1970 eleggono presidente Salvador Allende, leader della coalizione di sinistra Unidad Popular. La vittoria è però mal vista dagli USA. Gli statunitensi temono che il Cile possa trasformarsi in uno stato socialista e allearsi con l'Unione Sovietica, la superpotenza che contende agli Stati Uniti il controllo dello scenario mondiale. A partire dall'autunno del 1972, il paese è scosso da una serie di scioperi, promossi dalle frange più conservatrici della società e sostenuti dai finanziamenti dei servizi segreti statunitensi. In Parlamento, la maggioranza di Allende si assottiglia per l'uscita dei cristiano-democratici che si alleano con l'opposizione di destra. La tensione cresce. Il 29 giugno 1973, il colonnello Sauper guida carri armati dell'esercito verso La Moneda, il palazzo presidenziale. Il tentativo di golpe fallisce, ma indica che anche le forze armate si stanno schierando contro Allende. In un duro discorso in Parlamento, le opposizioni accusano il presidente di malgoverno e chiedono esplicitamente l'intervento dell'esercito per deporlo. Allende ribatte che i militari non possono cambiare l'esito del voto popolare. Nello stesso periodo, il capo delle forze armate e ministro dell'interno, Carlos Prats, uomo fedele ad Allende, è costretto a dimettersi per uno scandalo. Al posto di Prats, il presidente mette a capo dell'esercito il generale Augusto Pinochet, che giura fedeltà alla Repubblica e allo stesso Allende. È il 23 agosto 1973. Meno di 20 giorni dopo, Pinochet è a capo del golpe. Alle prime luci dell'alba, militari della Marina occupano le principali città cilene e chiudono radio e televisioni. Allende viene subito informato di quanto sta accadendo e va al Palazzo della Moneda insieme agli uomini più fidati. È convinto che la ribellione sia circoscritta alla Marina e cerca inutilmente di mettersi in contatto con Pinochet e gli altri generali. Alle 9 di mattina l'esercito controlla già tutti i centri nevralgici del paese. I golpisti puntano sul palazzo presidenziale. Offrono ad Allende la possibilità di arrendersi, ma il presidente rifiuta. Rinuncia anche alle possibilità di fuga proposte dai suoi uomini e in un ultimo discorso dichiara fedeltà ai suoi ideali e ai suoi elettori. Poco dopo, Pinochet e gli altri generali golpisti ordinano il bombardamento della Moneda. Salvador Allende muore probabilmente suicida durante l'attacco. Il colpo di Stato si conclude in poche ore. Augusto Pinochet inaugura un regime dittatoriale che durerà fino al 1990. Ok. Allora, scusate che fermo anche il video, se no. Ecco. Allora, no, volevo vedere ancora due slide perché finisco sul colpo di Stato e poi sulle reazioni internazionali, invece le reazioni internazionali le vediamo dopo. Quindi aspettate che riprendo da qui.
Ok, allora, quindi come diceva nel video, la voce nel video, Allende si rifugia nel palazzo presidenziale, convinto di poter resistere, e inizia dalla prima mattina a mandare messaggi radio ai propri cittadini, fino all'ultimo messaggio radio che qui vi ho trascritto. In parte, messaggio radio che è rimasto nella storia perché appunto è l'ultima, si sente la sua voce, poi si sentono dietro appunto l'irruzione nella moneta. Probabilmente non è chiaro se lui appunto sia morto durante l'assalto alla moneta ucciso oppure se si sia suicidato prima dell'arrivo dei militari. E quindi questo è il suo ultimo discorso. Sicuramente questa sarà l'ultima opportunità in cui posso rivolgermi a voi. Trovandomi in questa tappa della storia, pagherò con la vita la lealtà al popolo e vi dico con certezza che il seme affidato alla coscienza degna di migliaia di cileni non potrà essere estirpato completamente. Hanno la forza, potranno sottometterci, ma i processi sociali non si fermano né con il crimine né con la forza. La storia è nostra e la fanno i popoli. Lavoratori, vedete qui l'appello ai lavoratori che erano, diciamo, il suo elettorato. Lavoratori della mia patria, ho fede nel Cile e nel suo destino. Altri uomini supereranno questo momento grigio e amaro in cui il tradimento pretende di imporsi. Sappiate che più prima che poi si apriranno di nuovo i grandi viali per i quali passerà l'uomo libero per costruire una società migliore. Viva il Cile, viva il popolo, viva i lavoratori. Queste sono le mie ultime parole. Sono certo che il mio sacrificio non sarà invano. Sono certo che almeno sarà una lezione morale che castigherà la fellonia, la codardia e il tradimento. È rimasto storico appunto il fatto che lui non abbia cercato di scappare, ma sia rimasto fino all'ultimo nel palazzo presidenziale, come a segnalare il fatto che quello era il luogo dove doveva stare perché era stato democraticamente eletto dai cittadini. Scusate, appunto, in più diciamo che c'era anche, scusate, una fiducia di Allende nei confronti di Pinochet, che come avete sentito aveva nominato lui stesso generale dell'esercito poco tempo prima, meno di un mese prima del golpe. Qui vi ho messo una frase che testimonia, diciamo, per molto tempo non si è saputo se gli Stati Uniti, con certezza, se gli Stati Uniti fossero dietro al colpo di Stato in Cile. Si è ipotizzato, ma non era chiaro. Adesso, il vantaggio, diciamo, di studiare la storia contemporanea, ma non troppo recente, è il fatto che negli anni poi vengono desecretati gli archivi. Quindi ci sono, degli archivi di documenti segreti della CIA, e delle varie agenzie di sicurezza statunitensi che negli anni poi vengono desecretati. E da questi documenti è emerso, l'effettivo diciamo, controllo da parte degli Stati Uniti del colpo di Stato in Cile, di Nixon, che era il presidente, e in particolare del suo ministro degli esteri, segretario di Stato, Henry Kissinger. Quindi Nixon disse a una riunione con il suo ministro degli esteri: se c'è un modo di rovesciare Allende, è meglio farlo. E lo stesso Kissinger poi negli anni ha ammesso comunque il suo ruolo nel volere il colpo di Stato in Cile e nel voler mettere quindi al governo Pinochet. Pinochet che poi in realtà non è stato go al governo per un tempo così breve, ma fino al 1988. Qui vedete una foto dei militari appostati davanti al palazzo presidenziale e qui appunto una foto insieme di Allende e Pinochet. Allende si fidava in qualche modo di Pinochet. Qui sempre i militari che fanno irruzione iniziano gli arresti dei giovani che protestavano davanti al palazzo presidenziale. Ok, allora interrompo qui la parte successiva, la vediamo dopo. Chiederei di fare il test, penso capiterà più volte nel corso di questo nostro corso, scusate il gioco di parole. Mi ricollego con quanto ha detto l'altra volta la prof Scotti, perché il colpo di Stato in Cile in realtà ha una grossa ricaduta sull'Italia. Allora, qui vedete, vi ho messo due copertine dei quotidiani italiani, Corriere della Sera, vedete anche la differenza, no? Questo lo trovo sempre molto interessante anche nei quotidiani che si pubblicano oggi, cioè la differenza tra, a seconda dell'orientamento politico, nei titoli, per cui Corriere della Sera, che è un giornale, è un quotidiano, diciamo, di centro, scrive Allende arrestato dai militari, il presidente si sarebbe ucciso nel sottotitolo sotto, mentre
l'Unità titola molto più grande Allende ucciso. L'Unità è un giornale di stampo comunista in quell'epoca. Quindi comunque una grande reazione dell'opinione pubblica in Italia, perché anche l'Italia, come sapete, negli anni 70 era in un momento di crisi e di tensione in cui c'erano appunto delle forze di destra, come abbiamo visto la volta scorsa, che cercavano di attuare quella che era la strategia della tensione con le bombe, e poi c'erano quindi le forze di sinistra che si interrogavano su come reagire a questa, diciamo, strategia della tensione. Alcune forze di sinistra arrivano all'estremo, quindi le BR con il rapimento Moro, eccetera, ma in mezzo c'è appunto il tentativo di Berlinguer, leader del Partito Comunista, di fare quello che viene definito il compromesso storico. Berlinguer con Moro, che è il leader della Democrazia Cristiana. Cos'è il compromesso storico? È un tentativo di avvicinamento del Partito Comunista con la Democrazia Cristiana, che era il partito cattolico al governo. Perché il Partito Comunista pensa di avvicinarsi alla Democrazia Cristiana? Perché si rende conto che tanto il Partito Comunista non potrebbe mai governare in Italia per i motivi legati alla guerra fredda, per cui sicuramente nel blocco occidentale non sarebbe tollerato un governo comunista, e quindi pensa che per il bene dell'Italia, per evitare il dominio degli estremisti, quindi il dominio delle forze di destra e di estrema sinistra di cui parlavamo prima, sia un bene avvicinarsi, diciamo, al governo o comunque collaborare dall'esterno ai governi della Democrazia Cristiana di quegli anni. Il tentativo fallirà con l'omicidio Moro nel 78, ma è proprio dal colpo di Stato in Cile, che a Berlinguer viene l'idea, diciamo, del compromesso storico. È proprio lì che matura l'idea di un avvicinamento tra il leader del Partito Comunista Berlinguer e l'area della Democrazia Cristiana favorevole, diciamo, a questa comunicazione con il Partito Comunista. Qui vi ho messo quindi una citazione di Berlinguer, che proprio in quei giorni, pochi giorni dal colpo di Stato in Cile, riflette su questi fatti, e riflette con l'ottica italiana su quei fatti. Sappiamo, come mostra ancora una volta la tragica esperienza cilena, che questa reazione antidemocratica, quindi il rischio che c'è in Italia in quel momento, è anche lì di arrivare a tensioni antidemocratiche. Quindi la priorità del Partito Comunista in Italia non è tanto ottenere il governo, ma conservare la democrazia. Tende a farsi più violenta e feroce quando le forze popolari cominciano a conquistare le leve fondamentali del potere nello Stato o nella società. Gli anni 70 sono anni in cui, si saprà anche lì dai rapporti dei servizi segreti, ci sono stati dei tentativi falliti di colpi di Stato militari anche in Italia. Quindi non è una riflessione che campata per aria quella di Berlinguer legata ai fatti del Cile, sono tensioni simili. Scusate, vedo che c'è un messaggio in chat. Ok, allora, no, non era per tutti. Allora, Grazie. Grazie. gestione, ok. Allora, passiamo all'Argentina. L'Argentina, che è l'altro, diciamo, polo del mio discorso. Allora, per l'Argentina il discorso è un po' diverso, perché i regimi che precedono, diciamo, la dittatura militare non sono regimi, diciamo, di stampo prettamente democratico. Per l'Argentina si parla di questo fenomeno, che ha meritato, diciamo, un nome a parte nel vocabolario, che è il peronismo. Il peronismo è un fenomeno legato al nome di Juan Domingo Perón, che è stato al governo in Argentina sia negli anni tra i 40 e i 50, che vedremo dopo anche negli anni 70, poco prima della dittatura militare. E il suo regime è indefinibile con i canoni europei, è quello che dicevamo un po' prima, cioè è un regime a metà tra nazionalismo simile al fascismo, quindi nazionalismo, cioè una forte componente di identità nazionale, orgoglio argentino, e questo fa sì che comunque ci sia un distacco dagli Stati Uniti, perché anche le politiche economiche sono nazionaliste, quindi c'è una volontà comunque, il peronismo non è visto benissimo dagli Stati Uniti, nonostante non sia un governo di tipo socialista. Le politiche economiche sono spesso socialiste, cioè sono di nazionalizzazione e in parte di favorire la classe popolare per ottenere un certo consenso, ma non è una politica di tipo socialista tout court. Quindi vedete che è un po'
ambigua come tipo di politica. In parte favorire le classi popolari, quindi nasce quel fenomeno che adesso viene definito populismo, cioè la volontà di compiacere in parte il popolo con riforme ad hoc, senza però fare enormi riforme sociali, e al contempo un certo nazionalismo di stampo fascista. Però appunto il regime di Perón dagli anni 40-50 non dura, viene rovesciato da un colpo di stato militare. Vedete che quindi l'area argentina è già instabile, si alternano governi eletti a governi militari, non c'è un governo stabile e democratico prima della dittatura degli anni 70. Qui vedete una foto di Perón con la moglie Evita, che forse avrete sentito nominare perché c'è anche un film con Madonna e la famosa canzone Don't Cry for Me Argentina. Cioè Evita era questa attrice che sposa Perón e che quindi contribuisce alla sua popolarità perché era giovane, bella, popolare e muore giovane di cancro, quindi aumenta diciamo il valore pubblico dell'immagine di Perón, che poi avrà altre due mogli, quindi diciamo è sua moglie negli anni tra il 40 e il 50. Arriviamo agli anni 70, quindi dopo una serie di crisi dei regimi militari sembra ritornare Perón al governo, proprio perché è un momento di crisi economica. Lo vedrete penso tra due elezioni. Il 73 è l'anno della crisi petrolifera, che quindi porta un grande disequilibrio a livello mondiale, un disequilibrio economico, quindi crisi economica, crisi politica. Perón governa per un anno ma poi muore, quindi è un momento di instabilità politica ed economica che favorisce l'affermarsi nel 76 di una nuova dittatura militare. Dittatura militare che vede alternarsi vari generali, ma il più emblematico, lo vediamo qui, è Jorge Videla, che è al governo tra il 76 e l'81. E la dittatura dura un pochino meno che quella di quella cilena, perché finisce nell'83, quindi pochi anni tutto sommato, a seguito della crisi delle Falkland. Non so se ne avete sentito parlare, magari qualcuno che ha visto The Crown su Netflix. Sono delle isolette nel mare, nell'oceano Atlantico, vicino alla costa argentina, ma che appartengono agli inglesi. E il governo argentino, la dittatura militare argentina in quel momento, cerca di impadronirsi delle Falkland, che loro chiamano Malvine, con il nome appunto spagnolo. E ovviamente la guerra delle Falkland è un fallimento per l'Argentina, perché gli inglesi si impuntano, diciamo, a voler tenere le Falkland. All'epoca in Inghilterra c'era la Margaret Thatcher, che vede in questa guerra, diciamo, un modo di conservare la sua popolarità messa a dura prova dalla crisi economica e dalle sue politiche poco legate al welfare in quegli anni. Quindi a quel punto va in crisi la dittatura militare e cade il regime. Quindi la dittatura militare in Argentina dura pochi anni, ma non per questo farà meno danni di quella cilena. Qui appunto vi ho messo la foto di Videla, il dittatore. Qui vi ho messo lo sbarco dei soldati nelle Falkland, appunto, quindi una foto della guerra. E poi appunto vorrei trattare l'argomento diciamo finale. Per entrambe le dittature perché ho scelto queste due? Perché sono forse le dittature all'interno di quelle del Sud America considerate le più sanguinarie, e con un fenomeno simile, che è quello dei desaparecidos, che andiamo a vedere meglio. Allora, la repressione in Cile. Ci sono un pochino di differenze, quindi ho differenziato un po' i due paesi. Allora, in Cile inizialmente le politiche di repressione sono plateali, quindi anche per questo c'è una grossa risonanza internazionale del colpo di Stato in Cile, perché per esempio lo stadio di Santiago del Cile viene trasformato in un carcere a cielo aperto, una specie di campo di concentramento sotto gli occhi di tutti, perché immaginate come è fatto uno stadio. Volendo dall'alto si può vedere quello che avviene all'interno, almeno in parte. E quindi questo scatenò subito, diciamo, l'opinione pubblica internazionale, che parlò subito di violazione dei diritti dell'uomo.
sembrava ricordare le immagini per esempio, del Vélodrome d'Hiver, che era uno stadio a Parigi dove fu fatta la stessa cosa con gli ebrei arrestati negli anni 40 per la Shoah, insomma, nel corso delle persecuzioni che portarono alla Shoah. Credo di avervi messo sì una foto dei pullman che arrivavano appunto allo stadio di Santiago con tutti gli arrestati. In pratica si arrestavano tutti quelli che erano i sostenitori di Allende, quindi i potenziali oppositori del regime militare. Poi appunto viene creata una polizia segreta che ha come missione lo sterminio del marxismo, quindi lo sterminio di qualsiasi tipo di ideale comunista. Un centro di raccolta informazioni, quindi un modo per controllare proprio anche la vita privata dei cittadini. Ve lo dirò dopo con l'Argentina, ma per esempio in Argentina negli anni della repressione trovarsi in più di quattro persone era considerato un crimine, perché sembra un po' in modo molto diverso le leggi che vengono fatte adesso legate al fatto che non ci si può ritrovare in più di quattro persone, ma lì era molto diverso, nel senso che non ci si poteva ritrovare in più di quattro persone perché si pensava che le riunioni di più di quattro persone fossero sediziose, quindi fossero riunioni politiche. Quindi si controlla strettamente la vita privata dei cittadini. Ci sono appunto centri di tortura e campi di concentramento. I centri di tortura poi vengono resi più segreti, più clandestini, ma inizialmente c'è questo appunto centro di tortura a cielo aperto che è il Stadio di Santiago. Negli anni dal 73 all'88 si contano circa 35.000 vittime. I conteggi sono difficili da fare proprio perché c'è anche il fenomeno dei desaparecidos che ho messo in fondo, e tra questi anche quello dei bambini rubati, cioè. Cosa succede? Vengono fatte a un certo punto le persone, invece di essere arrestate, vengono messe in un carcere normale, vengono messe in questi centri di tortura e detenzione clandestina, torturati per ottenere informazioni e poi tenuti nel carcere e poi uccisi, senza che dare però notizie alle famiglie, quindi le famiglie li vedono di fatto sparire nel nulla. Chi aveva bambini piccoli, i bambini vengono sottratti a coloro che sono desaparecidos e vengono riassegnati spesso a famiglie vicino ai regimi. Questo avviene sia in Cile che in Argentina. E poi la cosa su cui mi volevo soffermare è 1,5 milioni di esuli cileni, sono tantissimi. Tantissimi esuli che molti arrivano in Italia. Allora, recentemente è uscito un film che vi ho messo poi nella filmografia finale, che si intitola Santiago Italia, di Nanni Moretti. E Nanni Moretti sapete che è uno dei più grandi cineasti europei, e il suo documentario, forse non è l'opera più rilevante, Santiago Italia è il suo documentario, però è interessante perché mostra come l'ambasciata italiana a Santiago fu un luogo di rifugio per moltissimi sostenitori di Allende che poi poterono arrivare in Italia con dei voli organizzati dal Ministero degli Esteri italiano. Quindi ci fu una vera e propria solidarietà internazionale nei confronti di questi, diciamo, esuli, ecco, che cercarono di scappare dal Cile in questi anni. L'Operación Condor, ve l'ho messa qui, scusate la mia pronuncia di spagnolo che non è esattamente non conosco bene la lingua. L'Operazione Condor è un'operazione che viene condotta, diciamo, da tutti gli stati del Sud America per tracciare il percorso degli esuli. Quindi chi andava in cercava di andare in esilio in un altro paese del Sud America, quasi tutti erano soggetti a dittature militari, di fatto venivano tracciati e quindi ritrovati e perseguitati anche negli altri paesi latinoamericani. E su questa operazione Condor è stato fatto recentemente un processo in Italia. Questo è stato permesso dal fatto che molte delle vittime cilene e argentine dei regimi hanno origini italiane, e quindi la giustizia italiana, anche se con molti anni di ritardo, ha emesso delle condanne all'ergastolo per i responsabili di questa operazione di repressione.
E poi appunto. Per un attimo l'operazione Condor cosa consisteva? Sì, era diciamo un coordinamento tra tutti gli stati del Sud America con regimi dittatoriali per arrestare e impedire diciamo, l'esilio agli esuli dagli altri paesi del Sud America. Quindi se per esempio dall'Argentina cercavi di spostarti in Cile, eri comunque perseguitato dalla dittatura militare dell'altro paese, quindi l'unica via per l'esilio era andare in Europa fondamentalmente. Questa operazione è comunque, rientra diciamo nelle politiche repressive, ma queste politiche repressive non venivano fatte solo dai singoli stati, ma anche organizzate diciamo in una collettività con le altre dittature militari del Sud America. E recentemente è stata appunto oggetto di giudizio in Italia. Diciamo, alcune vittime di questa operazione, tra figli di desaparecidos, madri di desaparecidos che hanno testimoniato e che hanno permesso la condanna di alcuni dei responsabili di questa operazione. Non so se è chiaro. Sì, grazie mille. Prego. E appunto, passando all'Argentina, che forse è più nota per la questione dei desaparecidos, è più nota perché l'Argentina, in realtà, la dittatura in Argentina arriva dopo quella del Cile e quindi fa delle politiche repressive meno manifeste. Quindi da subito lo fa in modo segreto. Videla non vuole che l'opinione pubblica internazionale si renda conto della persecuzione e della, diciamo, repressione rispetto all'opposizione al regime. E quindi da subito i centri di detenzione sono clandestini. Cosa succede a queste persone che vengono arrestate? Come vi dicevo, vengono torturate. E in Argentina è molto invalsa la pratica dei voli della morte, cioè vengono torturate, vengono raccolte le informazioni che è possibile raccogliere, e poi alle vittime si diceva che li si vaccinava. In questo senso è interessante uno dei film che ho messo in fondo, che è Garage Olimpo, dove si vede proprio come a questi prigionieri trattati malissimo nelle carceri clandestine, per esempio, uno di questi carceri ha questo garage, apparentemente un garage meccanico, in realtà sotto c'erano tutte le carceri nascoste, quindi in luoghi che non venivano considerati luoghi di tortura dal resto della popolazione, erano in realtà imprigionate queste persone. Gli si dice che vengono vaccinati, quindi gli si fa un'iniezione che in realtà è un sedativo, poi vengono caricati su questi voli della morte. Partono i voli e i corpi di queste persone ancora vive vengono scaricate in mare o nel Rio della Plata, che era il fiume di Buenos Aires, largo estuario. Quindi di fatto molte persone spariscono così. E per qualche anno il fenomeno dei desaparecidos non è stato noto all'opinione pubblica internazionale. Addirittura pensate che nel 78 in Argentina cioè si giocano i mondiali di calcio. Quindi la dittatura militare lì dal 76, tutte le squadre di calcio internazionali arrivano a giocare i mondiali di calcio nel 78, in Argentina, vince l'Argentina, tra l'altro, e solo in quegli anni, diciamo tra il 77 e il 78, iniziano delle proteste pacifiche, che sono quelle che vi ho messo qui, cioè quelle delle madri e delle nonne di Plaza de Mayo, Madri e Abuelas di Plaza de Mayo, che creano questa associazione e iniziano a protestare pacificamente per avere notizie dei propri cari. Sono le madri dei desaparecidos e le nonne di quei bambini desaparecidos che poi a un certo punto riappariranno, nel senso che questi bambini vengono sottratti alle loro famiglie. I genitori muoiono perché sono dei desaparecidos, vengono poi uccisi e vengono assegnati alle famiglie vicine al regime. Quindi dopo vi ho messo un video che tratta un pochino di questo fenomeno. Questi ragazzi spesso dopo molti anni vengono a sapere di questa cosa, cioè alla fine della dittatura, quando si riaprono un pochino i processi e grazie al progresso scientifico attuale per cui si fanno dei test genetici, vengono a conoscenza del fatto che la famiglia con cui non sono cresciuti in realtà era la famiglia che in parte era anche responsabile della morte dei loro genitori, o comunque connivente con quella che era la dittatura che aveva voluto la morte dei loro genitori. Quindi una cosa abbastanza scioccante. Quindi ci sono queste associazioni che negli anni 70 iniziano a portare
agli occhi dell'opinione pubblica internazionale questo fenomeno, ma non è chiaro cosa succeda a queste persone. Vi ho messo un altro esempio di repressione, che è la notte delle matite, che mi ha colpito perché in realtà non sono molte le vittime, ma sono degli studenti di questa città, La Plata, che è vicino a Buenos Aires ed è una città universitaria, e sono studenti che vanno dai 16 ai 18 anni, quindi della vostra età, che vengono arrestati perché studenti. Di fatto anche gli studenti venivano considerati potenziali oppositori proprio perché avevano la libertà di pensiero e di critica, si trovavano insieme, quindi sicuramente c'era un clima politico più aperto tra in questa città studentesca, e quindi vengono sequestrati e uccisi. Solo uno è sopravvissuto e ha testimoniato della scomparsa di tutti gli altri, che sono spariti nel nulla. La cosa interessante che vi dicevo già un po' prima è che nell'89, quindi pochi anni dopo la fine della dittatura militare, in realtà viene data un'amnistia, cioè i criminali che si sono macchiati di questi crimini contro i desaparecidos vengono assolti, diciamo, dallo Stato, e invece con una nuova presidenza in Argentina vengono riaperti i processi nel 2005, quindi negli anni 2000 invece vengono portati a processo i criminali degli anni 70. Per esempio Videla morirà in carcere, mentre Pinochet, il dittatore cileno, no. Quindi a un certo punto con diciamo, la giustizia, se riesce a rivalersi, diciamo, sui dittatori argentini. Vi ho messo qui una frase di Videla che ha detto a un intervistatore poco prima della sua morte in carcere. Non avevamo alternative, ci abbiamo pensato a lungo, ma non c'era scelta. Dovevamo eliminare 7-8 mila sovversivi. Tenete conto che le vittime non sono 7-8 mila, ma sono stimate sui 30 mila. Se pensate che in Cile sono 35 mila fino all'88, quella argentina in poco più di 5 anni ne ha fatti 30 mila. Persone pericolose per il paese. Non doveva essere evidente, la gente non doveva accorgersene. Quindi vedete deliberatamente come è stata concepita la politica dei desaparecidos. Sarebbe stato impossibile fucilarli in massa, tantomeno portarli davanti alla giustizia. Per questo abbiamo pensato di farli sparire. Quindi Videla ha assolutamente confessato quale fosse la sua strategia rispetto all'opposizione, a reprimere ogni forma di opposizione. Qui vedete la sfilata pacifica, appunto, delle nonne di Plaza de Mayo, vedete qui la scritta. Queste sono le foto di bambini scomparsi, sono caratterizzate da questi fazzoletti bianchi che portavano in testa, proprio di solito con scritta la data di scomparsa dei loro figli e nipoti, che manifestavano pacificamente nelle piazze di Buenos Aires. Anche qui un'altra protesta, vedete sempre questi fazzoletti bianchi. E qui allora volevo chiudere con questo video su appunto il fenomeno dei desaparecidos. Dovrebbe vedersi abbastanza bene perché è abbastanza grande, quindi lo lascio qui. Mi fermo poi a un certo punto del video. Ero con due amici e a un determinato momento vedo due macchine, dei Falcon verdi erano, escono un gruppo di uomini armati, ci intimano a fermarci, ci hanno incappucciato e ci hanno legati mani e gambe,
e ci hanno messo, a me hanno messo dentro il cofano, diciamo, il cofano delle pelate. Me conducen y me hacen bajar escaleras, por lo cual me doy cuenta que estoy en un sótano. Al principio me preguntaron dónde no quería estar y entonces yo dije, claro, porque era muy famosa la Escuela de Mecánica de la Armada, yo dije, no quisiera estar en la Escuela Mecánica de la Armada. Y entonces un suboficial retirado llamado Wamon me dijo, muy bien, ahí estás. Porque hay una cosa que yo no sé si ustedes pueden entender. El ruido monótono del grillete constante dice que tú estás presa. Siempre habéis imaginado que mi teléfono era la latina. Viceversa, questo in alto è più con delle piccole finestre che si vedono della Avenida Libertador. La Avenida Libertador, sapete, qualcosa come la via che va su il Gianicolo, una cosa del genere. E tutti in Natale. E c'erano le luci di colori sui pini, come pensare che era proprio lì dove 25.000 persone avevano perso la vita. Io ho saputo il destino finale di mia figlia pochi anni fa da una donna che era stata sequestrata nella stessa epoca, che la conosceva e che aveva potuto parlarle. Tutti sappiamo che non moriamo. Hoy, mañana, dentro de un mes. Pero nadie podía irse. Y mi familia ofrecía, me saco del país, y uno dentro decía, no, yo me quedo. Pero te van a matar. Sí, pero yo me quedo. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Ok, interrompo qua. Qui appunto parlava di uno dei processi svolti in Italia contro i responsabili di questi morti nelle carceri e poi nei voli della morte, svolti perché appunto alcuni di questi argentini che sono stati vittime sono di cittadini italiani o comunque di origini italiane, quindi questo è stato permesso alla giustizia italiana. Allora, scusate, volevo... Ok. Per concludere, qua vi ho messo la sitografia e la bibliografia con alcuni documenti interessanti che magari non si trovano facilmente sui libri di storia, un po' di foto, quindi questo della Fondazione Feltrinelli ha molte foto sul Cile, ci sono anche altre mostre interessanti, anche questo dell'Archivio Luce. Invece qui trovate due articoli appunto su i documenti desecretati di cui vi ho parlato, quindi... su Kissinger il rapporto tra gli Stati Uniti e i colpi di Stato militari in Cile e in Argentina. E poi qui vi ho messo dei libri, allora, quello di Sepulveda sul Cile, vi dicevo che Sepulveda appunto è uno degli autori, è morto da poco, è uno degli autori cileni più famosi, ha scritto un libro proprio sul colpo di Stato, e questo che ho letto molto interessante, in realtà è un romanzo di Isabella che è anch'essa un'esule cilena, non è parente del presidente, ma comunque ha scritto questo libro D'amore e ombra, che è una storia d'amore, ma ambientata appunto durante gli anni della dittatura cilena. E poi vi ho messo la mia fonte sul compromesso storico e il rapporto con la crisi cilena. E infine quei film, se volete, i film documentari. Allora, i due qua sotto sono i film di cui non ho il link perché... comunque li trovate su alcune piattaforme. Poi Santiago Italia, che è il documentario di Moretti di cui vi parlavo,
E qui ci sono due video approfondimenti documentari su appunto l'operazione Condor di cui parlavo prima e la questione dei desaparecidos. Ecco, se qualcuno ha voglia di approfondire, insomma, di guardare qualcosa, leggere qualcosa rispetto a questo argomento, se vi è interessato. Ecco, non so se ci sono domande su questa parte e poi procederei al test finale. Quindi ditemi se qualcuno ha domande, qualcosa da chiedere che non è chiaro o curiosità anche. Forse io volevo chiedere più che altro sulla moglie di Juan Domingo Perrón, perché noi in spagnolo abbiamo studiato che lei in realtà era anche una femminista molto agguerrita, molto brava. Lei l'ha descritta solo come, cos'era, una attrice che aveva fatto vedere un po' di più il marito, ma è giusto? Sì, no, è giusto che diciamo, era considerata all'epoca anche un'icona femminista, assolutamente. Diciamo che questo contribuisce al consenso al regime del marito, sicuramente, perché era una donna che era capace di attirare attorno a sé, diciamo, anche molta attenzione, anche delle militanti di femministe, molta diversa invece dalla figura della terza moglie che non l'ho nominata, ma governa negli anni tra il 74 e il 76, che in realtà è un po' un burattino dei militari. Ed è per questo che è rimasta una figura iconica comunque, perché c'è il film con protagonista Madonna che recita Evita, quindi sicuramente è una figura iconica. Il peronismo è, come vi dicevo, un fenomeno molto complesso da capire, quindi ci sono tante, e Evita è una delle figure forse più complesse in realtà all'interno di questo regime. Quindi sicuramente è sia femminista che in realtà per certi versi un burattino nelle mani del marito, possono essere tutte e due le cose. È in questo senso un po' ambigua come figura, credo. Ok, grazie. Ragazzi di Quinto Lingua, avete visto che c'era Vera Iara che si vedeva Sì, panca, l'abbiamo vista. che abbiamo assistito a una conferenza del Centrasteria, Ah, in cui ok. stavano Vera Iara, che è tra le Sì, fondatrici. alla fine del video parlava della figlia Franca Iara, Eh sì, effettivamente. dove ci siamo interrotti, era Sì, proprio. esatto. E sono anni che fa testimonianze per il Centro Asteria, penso. Quindi. Poi era in collegamento da Buenos Aires Ah, stavolta. ok. E basta, c'è qualche altra domanda? Intanto inizio a aprire l'altro quiz, se. Io in realtà avevo una domanda Sì. riferito ad Allende. Perché c'è una frase che lei ha riportato a proposito dei giovani: essere giovane e non essere rivoluzionario è una contraddizione. Però in realtà lui non faceva parte dei rivoluzionari, cioè i rivoluzionari hanno rovesciato il governo E dopo, cioè non. dipende cosa consideri rivoluzione, nel senso che lui riteneva di fare la rivoluzione, non nel senso di una rivoluzione antidemocratica, perché appunto anche prima ho parlato della rivoluzione cubana, loro credevano di fare la rivoluzione ed è una rivoluzione nel senso a livello di cambiamento totale di paradigmi economici e politici. Poi dipende anche il golpe, se vogliamo, una rivoluzione, nel senso che è un cambiamento di potere. Però Allende si credeva un rivoluzionario, voleva fare la rivoluzione in Cile, non nel senso di attuare la rivoluzione comunista come nell'Unione Sovietica, ma nel senso di cambiare profondamente il sistema economico e politico del Cile. Quindi i suoi ideali erano quelli. Poi, ovviamente ostacolati da una serie di intanto problematiche economiche, perché sono anni di grossa crisi economica, quindi sicuramente il governo Allende cade anche perché il consenso che all'inizio inizia un po' a scemare, quindi questo agevola, diciamo, il colpo di stato dei militari, perché le sue riforme economiche non trovano un riscontro immediato a livello di beneficio economico del paese. Però sì, lui si considerava un rivoluzionario, anche se aveva preso il potere democraticamente. Non voleva fare la rivoluzione come in URSS, perché il potere lo prende assolutamente in modo democratico, non come Lenin, ecco. Ok, grazie. Se posso,
Volevo dire, ci sono rivoluzioni pacifiche, non soltanto rivoluzioni dove vengono coinvolti, diciamo, le dimensioni militari, quindi è chiaro che dipende da quale punto di vista tu tratti l'argomento. Quindi Allende è sicuramente un rivoluzionario dal punto di vista economico e culturale. Ecco. Sì, esatto, poi dipende come si concepisce il concetto di rivoluzione. La rivoluzione è un cambiamento epocale, ecco. Poi dipende anche gli ideali che vi sono alla base, chi la fa, come la concepisce. Non penso che i golpisti si sarebbero definiti rivoluzionari, ecco. Forse si definivano conservatori, ecco. Volevano riportare le cose a uno stato precedente rispetto alla rivoluzione.